tutti voi che siete qui questa sera. Sono trascorsi pochi giorni dall'inizio dell'anno pastorale, ma sono stati vissuti sin dall'inizio con momenti intensi e ricchi di significato. Il saluto al Cardinal Scola al termine del suo mandato, la visita che il nuovo arcivescovo Mario Delpini ha voluto fare nelle parrocchie della diocesi, in particolare nelle chiese dedicate a Maria, ed è ancora vivo in noi il ricordo della sua visita a San Giuliano e il suo ingresso in diocesi 3 settimane fa. La nostra comunità, a pochi anni dalla costruzione della nuova chiesa e a distanza di 2 anni dalla sua consacrazione, e dopo aver vissuto momenti significativi di cambiamento, ora è pronta ad accogliere il nuovo parroco insieme alle altre parrocchie di San Giuliano Milanese. Come ormai noto, lo scorso 7 settembre, con decreto arcivescovile, Don Luca Violoni è stato nominato parroco delle parrocchie di San Carlo, Santi Pietro e Paolo, Maria Ausiliatrice e Santa Maria in Zibido. Con questa nomina inizia un nuovo cammino per le nostre parrocchie e per tutta la comunità sangiulianese, in preparazione della costituenda comunità pastorale guidata dal nuovo pastore. Don Luca è presente nella chiesa locale da ormai 3 anni. In questo periodo ha avuto modo di farsi conoscere e di conoscere tutte le realtà parrocchiali di San Giuliano, sia in quelle in cui è già parroco, sia le 4 parrocchie che sono state aggiunte recentemente. Don Luca ha celebrato qui da noi in diverse occasioni. Recentemente ha presenziato la celebrazione della festa patronale tenutasi il 10 settembre scorso. Don Luca è anche decano del decanato di San Donato Milanese. La futura comunità pastorale sarà la naturale espressione di una collaborazione tra le 7 parrocchie di San Giuliano, avviata ormai da diversi anni per quanto riguarda la pastorale giovanile, la catechesi degli adulti e alcuni momenti di incontro cittadino come il pellegrinaggio a Caravaggio. Siamo tutti consapevoli che dovremo collaborare perché la nuova realtà porti frutti. Sicuramente all'inizio ci saranno delle difficoltà. Dovremo essere disponibili ai cambiamenti e a rinunciare alle nostre abitudini. Solo se metteremo da parte le nostre certezze e avremo sempre presente il motivo per cui siamo qui e a chi offriamo il nostro servizio, allora faremo insieme un buon cammino. Concludiamo ringraziando l'arcivescovo e i suoi collaboratori perché hanno fatto in modo che in tutte le nostre parrocchie ci fosse la presenza di un sacerdote, condizione peraltro non scontata, come capita in altre comunità pastorali. Don Luca, siamo felici di accoglierla come nuovo parroco. Maria, vuoi? Quando poco più di 2 anni fa mi è stato chiesto di prendere questo impegno di vicario episcopale della zona Sesta, visitando le cittadine che compongono questa diletta parte della diocesi, intuì subito che qui in San Giuliano c'erano...
ci siamo trovati e abbiamo un po' deciso di cominciare questa avventura. Due cose vorrei dire. La prima è che appunto si comincia, per cui non c'è nulla di precostituito, se non la decisione bella, autorevole, del Vescovo, di Sua Eminenza il Cardinal Scola prima e poi dell'Arcivescovo Delpini, di chiedervi di porre questo segno di unità. Ecco, è questo che io sono qui a dire ancora una volta a nome del Vescovo. Il Vescovo vi chiede di porre questo segno di unità, sul come, sui tempi, sulle modalità, l'ho già detto più volte anche a Don Luca, da una parte coraggio, dall'altra rispetto di tutti, calma, un passo alla volta, si fanno i passi che si possono fare, senza pigrizie e senza, come dire, eccessive accelerazioni che non portano da nessuna parte. Ritorno a ripetere con forza che questa decisione è stata presa ed è lì perché ci sembra che ci siano le condizioni. La seconda cosa che vorrei dirvi è che mi sembra che da questo punto di vista sia importante anche tutta una, come dire, una trama e ordito civile, che mi sembra indispensabile. Sono molto contento questa sera della presenza del signor sindaco, una cittadina come la vostra, costituita come unità dal punto di vista civile, evidentemente, nella sua persona, e unità dal punto di vista ecclesiale, nella persona del Don Luca, il prevosto, devono camminare insieme per il bene comune. E forse il fatto che dal punto di vista ecclesiastico, dal punto di vista anche canonico, si stia costituendo, o comunque a fine anno si pensa di costituire questa comunità, potrebbe essere il modo anche per dire anche al civile lavoriamo insieme, facilitando anche i rapporti, tenendo aperte le relazioni, evidentemente ciascuno nel suo ambito e nel rispetto istituzionale, ma in quell'amicizia civica che penso che sia la strada per arrivare a servire l'uomo, la dimensione proprio del bene comune. Per cui si comincia un'avventura con determinazione ma anche con sano equilibrio. Avete una bella squadra di preti ed è vero quello che diceva all'inizio, che non è così scontato che una comunità pastorale parta con almeno un prete in tutte le parrocchie, non è così scontato, nel senso che non è proprio, non mi sembra che i preti hanno voglia anche di lavorare insieme, e dall'altra parte questa unità ecclesiale diventi anche capacità di collaborazione a livello civile. Buon cammino di pronto. Scorsa mi ha chiamato per invitarmi a questa cerimonia, ho subito manifestato la mia disponibilità e il mio ringraziamento a Don Luca per questo incarico che riceve di guida della nostra comunità cristiana, cattolica, ma anche come interlocutore per, come diceva prima il Monsignore, per la vita civile della nostra città. Nella nostra città ci sono tante risorse, abbiamo voglia di costruire tutti quanti laici, religiosi, una città diversa, una città migliore, una città inclusiva, una città che non sia più una città dormitorio. E ogni volta quando ci incontriamo con Don Luca, che ogni volta nelle prediche, quando siamo durante, diciamo, la messa e le solennità, fa sempre questo monito e questo richiamo alla bellezza, quasi a spronare, non quasi, spronando gli amministratori perché si diano da fare per avere una città più bella, perché una città più bella, dice sempre, è una città in cui si rispettano meglio le regole, si vive meglio. Ecco, forse questo percorso che è iniziato con l'unità pastorale, con la nuova comunità che racchiuderà le 6 delle 7 parrocchie, almeno inizialmente, della città di San Giuliano, credo che faciliti anche questo, credo che faciliti una progettazione comune della nostra città, avendo ognuno nel proprio ruolo, nei propri ambiti, questo obiettivo comune. Rendere una città migliore, per renderla migliore c'è bisogno del lavoro comune. E con Don Luca e con gli altri sacerdoti credo che questo sia realmente possibile, perché in quest'anno abbiamo fatto tante cose insieme
ne faremo tante nei prossimi anni. E questa volta, caro Don Luca, come dici sempre a noi, buon cammino e che sia davvero di guida per la nostra città. Grazie. Desiderio di far splendere di più il Vangelo, e anche con il sindaco ci vediamo tante volte, anche a pranzo qualche volta quando capita nelle varie occasioni, e tutte le volte io ne esco appunto rincuorato dicendo ecco, possiamo davvero fare tante cose, abbiamo tanti progetti, tante cose insieme che si possono condividere. E ringrazio anche i sacerdoti, anche i due nuovi che ancora devono entrare tutti, perché davvero, cioè, personalmente posso ritenermi un prevosto fortunato, si può dire, perché ecco, sia per i parrocchiani, le parrocchie, la storia, la collaborazione ecclesiale, ecco, tante persone in questi giorni mi hanno detto: ma Don Luca, sei pronto? E io dico sempre: ma finché uno non inizia, come dire, non sono mai pronto, ma sono sempre pronto. E ringrazio anche tutti quelli che hanno detto una preghiera, anche più di una, e perché questo vuol dire che ci ricordiamo a vicenda, c'è un desiderio di camminare insieme. Ecco, sempre ci siamo detti in tutti questi nostri incontri: non sappiamo qual è la strada, ma non sappiamo di farla tra di noi e con il Signore. E allora questo ci dà una grande fiducia, e il desiderio è che davvero sempre più persone possano trovarsi a casa in questa strada e non la sentano come estranea. Che uno dica, che uno dal palazzo di fronte dica: ma sì, vabbè, allora anch'io mi trovo in questa strada, la voglio percorrere anch'io. Ecco, se avviene questo, allora vuol dire che stiamo andando nella strada giusta. Quindi, appunto, ringrazio per il buon cammino, e a mia volta rivolgo questo augurio. Buon cammino a tutti.